Oggi vi mostro come realizzare questi bellissimi angioletti in porcellana fredda, trasformabili anche in magneti per poter essere utilizzati come bomboniere o pensierini nascita. Per prima cosa prendiamo un pezzetto di pasta pelle del peso di 9 grammi e lo condizioniamo per bene con le dita ed infine lo trasformiamo in una pallina. Questa pallina poi la schiaccerete leggermente e andrete a sistemare il profilo. Con uno strumento a punta arrotondata andiamo a creare l'incavo degli occhi. In quest'incavo possiamo posizionare due perline nere. Io ho preso delle mezze perline bianche adesive e le ho dipinte di nero. Le andiamo a infilare nei fossetti degli occhi. Le nei buchini che avevamo preparato in precedenza. Poi prendiamo sempre uno strumento dalla punta leggermente arrotondata, però un po' più sottile, e creiamo la boccuccia in questo modo, tirando un po' verso il basso. Prendiamo un pezzettino piccolissimo di pasta pelle e con l'ausilio di un pennellino e un po' di vinavil lo andiamo a posizionare come nasino, in questo modo. Passiamo alle ali. Per le ali ho usato questo mold in silicone. Si acquista su Amazon e il link lo trovate qui sotto. Per ogni ala ci vorranno circa 3 grammi di pasta. Andiamo sempre a condizionare la pasta. Diamole una forma approssimativa simile all'ala. E iniziamo a infilarla nel mold, premendo con forza per darle la forma. Quando si asciugherà, avrà praticamente tutte queste venature. Una volta posizionata la pasta nel mold, attendiamo qualche minuto e facendo questo movimento, quindi spingendo dal dietro fino al davanti, andiamo a togliere le nostre ali. Eccole qui. Prepariamo la base per attaccare le ali, questa pallina praticamente. Per attaccare le ali, la testolina e tutto il resto. Prendiamo un pezzetto di pasta, preferibilmente o pelle o bianca, e creiamo una pallina che andremo a schiacciare fino a farla diventare molto sottile. E con un po' di vinavil andate ad attaccare praticamente le ali. Mettiamo un po' di colla e attacchiamo anche la testolina, un pochino sollevata, così. Prendiamo un po' di pasta celeste e uno stampino espulsione a forma di cuore, andiamo a creare il cuoricino che porta tra le manine. Lo incolliamo con due punti di vinavil.
Prendiamo due palline piccoline di pasta e creiamo le orecchie. Cerchiamo di farle uguali. Con lo stesso strumento con cui abbiamo fatto la boccuccia, andiamo a fare un incavo in ogni orecchio e lo applichiamo con una puntina di colla. Deve attaccarsi tra viso e ala. La stessa cosa facciamo con l'altro orecchio. In questo modo. A questo punto dobbiamo creare le manine. Le manine che reggono praticamente il cuoricino. Prendiamo due palline di pasta della stessa misura e le incolliamo ai lati del cuoricino. Prendiamo un pennarello indelebile a punta fine, andiamo a creare le ciglia e le sopracciglia. In questo modo. Prendiamo della polvere opaca rosa. Questa è una polvere alimentare ed è color pesca, va bene lo stesso pesca rosa, l'importante è che non sia molto scura. E andiamo a fare con un pennellino praticamente il rossore sul volto dell'angioletto e a dare un po' di colore. Un po' sulle manine. Prendiamo del colore acrilico bianco e andiamo a creare i riflessi negli occhi e questi tre puntini che sembrano delle lentiggini sul visino dell'angioletto. Prendiamo un pezzetto di pasta marrone e andiamo a creare il ciuffetto. Creiamo un piccolo cono allungato e gli diamo la forma di un ricciolo. Così. Lo schiacciamo leggermente in alto. Ricordiamoci di mettere sempre un po' di colla, perché così in asciugatura non tira molto. Eccolo qui. Adesso l'ultima cosa da fare è disegnare, scrivere l'iniziale del bimbo sul cuoricino. Questi sono praticamente personalizzabili e potete mettere o non mettere l'iniziale del bambino sul cuoricino. Potete anche fargli le manine in preghiera e mettere il cuoricino sotto, fargli i capelli con dei ciuffetti, lasciarlo pelato e fare il ciuccino con un cuoricino al quale taglierete la punta e farete due forellini e metterete questo gancino che è un piccolo cilindretto piegato. Sempre col pennarello indelebile andiamo a fare un iniziale. Il nostro angioletto è finito. Se volete potete anche sfumare le ali con della polvere celeste o lasciarle completamente bianche. Quando si asciugherà completamente potete attaccare con della colla americana o con della colla a caldo la calamita. Il nostro angioletto è così terminato. La pasta che ho utilizzato è la porcellana fredda di Clarena Art e la trovate online al link qui sotto nel video. Spero che vi sia piaciuto il video e alla prossima. Ciao ciao!